Eccoci qua con Quindi Scooter, Mirko contro Ringtolu. La prima volta che si incontra? Sì, no? Assolutamente. Ma proprio in generale è una delle poche volte, cioè una delle prime volte che vediamo Ringtolu. E comunque ha già battuto l'eroe di Jesolo, cioè Togodogo. Adesso vedremo Mirko contro Ring. Ringtolu. Più che altro matchup. Vabbè, è sempre così con Bowser. Il matchup, chissà com'è. Però dai, conosciamo Mirko, conosciamo Tolu, sappiamo come può andare con un set così particolare alla fine. Però Bowser, ok, anche per uno stick non lo so, sono parlati ma hanno continuato, quindi vabbè. No, visto che muoveva non avrei avuto problemi allo stick, però vabbè, il problema è che non ce li abbia. Quanti danni ha fatto con quella 30 prima? Tipo che come non sapevo potesse accedere. Sì, neanch'io, infatti sono rimasto di merda. No. Ma io non lo sapevo. Comunque, Bowser è un grappler, va bene. E Lucina, quanto so, soffre un casino in grappler. Sì, ma... Però comunque devi comunque prenderlo. No, in realtà alla fine... Cioè, lo soffre, ma non così troppo. Beh, Marco realtà... mi ha detto... Beh, perché Aftro? Perché Aftro? Perché Aftro? Cercava qualcosa, non lo so. Voleva solo allontanare dallo stage. Anche io avrei cercato un Aftro, sinceramente. Sì, beh... Sì. Strano. Poteva, evidentemente... Poteva fare meglio, ecco. Sì, quelli. Davvero, cioè, è stato stranissimo. Vabbè, vediamo... Beh... Cose strane come quelle della B. Forse lui aveva paura della B di Lucina. Cioè, può essere, è... però penso che questa percentuale. Ah, ok, vedi. Non ammazza. Ah, ok, infatti adesso. Qua ho sbagliato il follow up, però era giusto comunque. Però sì, penso proprio che. Probabilmente si è sbagliato con Aftro, mi viene da pensare. Perché mi viene da pensare che l'Aftro là l'abbia sbagliato. Ma non è probabile in realtà. Cioè, ha senso perché se vuoi mandare l'avversario off stage, però. Cioè, sapendo quello che ha Bowser dall'up throw, sì, ha molto, esatto, più senso, certo, far l'altro. Però beh, adesso vediamo comunque una situazione di completo dominio da parte di Mirko. Sì, esatto, cioè Mirko ha un dominio assurdo. Ah, attenzione, non è mo. E invece entra. Beh, 0-80. Ogni volta che vedo minchia, però te la rubano. Poteva. Ogni volta che vedo Bowser killare a 80 mi stupisco, perché ogni volta non mi ricordo. Ma perché è circa sulle 90, solo che adesso ha un minimo di rage, quindi ha ucciso un pochino prima. Vero. Sulla 90 di solito l'up throw. I magneti. Cazzo, beh, oh. In realtà non è... È a 3 grab dalla... Capisci da che kill, c'è stato un momento in cui era completamente in dominio, ma adesso in 3 cose ha fatto Bowser, sì, esatto, 3 cose giuste. È brutto quella. Cioè era una bella rilma. Ah, adesso senza salto Bowser sappiamo che... Però ce l'ha fatta. Però ha un bel movement Bowser in aria comunque. Cioè non bellissimo, però comunque. E poi cioè non riesce a giocarlo facilmente comunque. È comunque pesante. È comunque un casino pesante. Comunque paura che. Con la rage dovrebbe. Prendete non killa la prossima grab. Non c'è passata possibilità. Non lo vedremo mai. No, avrebbe killato comunque nella con la prossima grab, però con le altre. Con due sì. Marco! Che, sì, diciamo che cambia Wiimote. Siamo un po' stufi del fatto che la gente non ascolti. Ma hai problemi al Nunchuck? All'inizio sì, poi basta. Ma Nunchuck, ti ho visto che all'epoca facevi così, non ti si muoveva. Mirko, all'epoca mi sei scollegato, mi era attaccato. Sì, purtroppo. Beh, ma se ti si scollega, cioè, hai avuto culo e si è scollegato lì. Da quel che ricordo. So che ha avuto problemi nel momento esatto in cui ha preso l'ultimo up smash di contro cartina all'Icarus. So che ha avuto un problema col controller. Era su smash qui, vero? Quindi cioè, sono cose che possono succedere con questi controller. Poi sì, era un po' smash quello il brutto. Eh sì. Credo che sia fatto un check. No, credo che abbia sbagliato e basta. E contro chi sono dopo? Ah, no, ci guardo. Vabbè, siamo tanto... Comunque stavo guardando Marco Togni mangio sushi ASMR. Mangio sushi a modo mio. Comunque è andato, io non l'ho visto ma è andato. Qualcuno l'avrà visto, avrà schiacciato play. Ma qualcuno se l'hai guardato. Io me lo sto guardando un pochino. Beh, perché hai premium, scusami? Perché l'ho comprato. Esatto, solo per curiosità. Perché, no beh, intanto c'è il mese gratis di prova. Sì. Però ascoltare la musica e i video col telefono spento, oppure metterlo in background è veramente... Ci sta. E poi puoi scaricare i video. Piccola sponsorizzazione, adesso vabbè, possiamo tornare con soli 10 euro al mese, puoi portarti a casa. Oddio, volevo portarla giù. No, con soli 10 euro al mese, puoi portarti a casa YouTube Premium. Non tante futures tipo... Comunque, abbiamo visto che la scelta è tornata su Smashville.
Non so se, cioè, secondo te sarebbe, cioè, giusta come scelta? No, o... ma probabilmente li ha barattato Tawny City, Mirko. Probabile, probabile. Probabilissimissimo. Cioè, ne sono quasi sicuro anch'io, quasi al 100% in realtà, però. Sì, cioè. Cioè, in realtà, comunque, il match di prima non era che, cioè, c'è stato non un momento. Malissimo. Esatto. C'è stato un momento di completo dominio da parte di Mirko, ma intanto, cioè. No, no, lo fa, lo fa. Cioè, sa come funziona. Ma no, non era il per il Morissa, era per proprio l'hit che si sarebbe preso. Ah, vabbè. Cioè, sto rimanendo. Aspetta. Non muore, no. Oh, sì, shit happens. Eh sì, però. No, no, vai il Don, vai il Don. Così si fa. Però Mirko piano. Minchia, era 120. No, sì, cioè sì, boh, forse. No, ma Bowser non obeso, non. Vabbè, cioè... però era sulla Blazon, dai. Era lì lì. Mirko sta spammando sì, se è arrabbiato Mirko dovrebbe essersi sì, preso sì. Quella cosa e adesso. Adesso vuole vendetta. Vuole vendetta, vuole vendetta. È morto a 70, beh. Vabbè. Ma vabbè, niente. Succede, succede. Sta prendendo un sacco di FB, stavo dicendo. FB? No, è cosa che Inktolu fa, aspetta. Mi! Vuoi, non ha fatto niente. Io dico la verità, io e Mirko siamo parecchio sviluppati, diciamo, sappiamo bene edgeguardare con i backhand. Sia io con il mio Sonic, sia Mirko con il suo, con la sua usina. E io nel mio set contro Fake quasi tutte le stock me le sono portate a casa di Bekeir. Madonna. Vabbè, comunque soffre lo stage Bowser, questo si sa, però. Quello sì, sì, si sa. Ma che bello Lance. È bellissimo Lance. Ma più bello di me? No, sei meglio tu. Ecco, vedi, però più, oh, non è meglio Marti di te. No. Siete tutti belli. Tawny City, ragazzi, quindi Mirko non ha bannato Tawny City. Aggiorniamo lo score. Ricordati di metterlo a Rintolu e non Mirko. Sì, perché è autistico questa cosa e non si capisca bene perché. Però beh, situazione di vantaggio per Mirko, assolutamente. Comunque, sì, adesso è completamente di dominio. Lo sta tenendo fuori, non lo sta facendo toccare terra. Sì, sì, ci si vede. Sì, oddio! Ottimo, ottimo. Counter, lo sapevo. Lo sapevo. Oh, la piattaforma! Doveva starci attento, doveva stare attento. JV. JV. Zero to death. Doveva starci veramente attento alla piattaforma lì. Bruttina, cioè, proprio è stata sfiga. Sì, beh. È stata sfiga, non. Cioè. Spiace. Sì, adesso comunque Mirko l'ha completamente sì, in pugno. Mirko è proprio. È proprio entrato in testa. Tolu sta sbagliando. Cioè, proprio. Togo. Tolu. Ah, ho visto Togo. No, anch'io quando Mirko mi chiede. Dice, dici cose su Tolu. Sì, cioè, su Tolu. No, Togo, avevo capito. Mi ha detto, ma è che aveva vinto Tolu. Cose. Robe. Comunque sì. Proprio palese. Sta palleggiando. Non sta toccando terra ed è ciò che deve fare Mirko contro Bowser. Adesso. Beh, però. Ci ha spinto fuori un bel po'. Sì. Beh, no, ma vabbè, niente. Tanto. Ottima. Cioè. Vabbè. È stato. Vabbè, cagnata. Sappiamo che Bowser gli bastano tre grab per rimettere la situazione in pari, però. Cosa hai tentato? Tolu, cosa hai tentato? Scusa. Io sono invece l'ha fatto apposta. Sì. È stato un po' triste, però. Sì, più che altro non c'era il bisogno, cioè. Sì, esatto, non. Vabbè. So, ha detto lui che era voluto, però vabbè. Sì, perché ha detto che probabilmente moriva prima. Mirko di lui, no, quindi. Non credo. Cioè, poteva rubargli il salto, ma penso che comunque Mirko tornava prima di Bowser sicuramente dal Dare. Vabbè. 3-0 pulito da parte di Mirko. Sì, esatto. Adesso abbiamo Lance Mark.